Ciao Makers e bentornato anche questo sabato qui nel mio garage. Prima di lasciarvi alla terza parte sul box della CR10, beh intanto se ti sei perso la prima parte e il video di lunedì, li trovi qui in alto nelle schede. Voglio però ringraziare tutti i partecipanti all'evento della settimana scorsa al lobby di San Giuliano e soprattutto Francesca che mi ha regalato questa bellissima sciarpa che, guardate, sta perfettamente intinta con la camicia. Grazie, grazie infinite a Francesca e Franco. Quest'oggi sono al lobby di Curno e so che incontrerò anche lì molti di voi. E il 24 di marzo sarò al lobby a Modena. Quindi, Makers dell'Emilia Romagna, vi aspetto lì. Ma ora basta chiacchiere, vi faccio vedere come ho assemblato la struttura del box della CR10 e guardate il video fino alla fine perché ho bisogno del vostro consiglio. Bene, ora vado a tagliare il divisorio che mi separerà la parte dove inserisco le bobine di stampa e la parte quella in cui c'è inserito il controllo della stampante. Vado a fare questo separé e poi devo accorciare un pezzo perché questo qui è il fondo che però va inserito all'interno delle fresate del fianco e quindi devo accorciarlo leggermente, ma lo farò al banco fresa e vado avanti a tagliare questo. Allora seguo il progetto che ho sparpagliato da qualche parte, progetto che ho realizzato con SketchUp, e quindi se sei interessato anche tu ad imparare ad utilizzare SketchUp per costruire i tuoi progetti, beh, trovi il link sotto in descrizione del mio corso. Bene, dovrei avere tutti i pezzi pronti, ora non mi resta che prendere il frontale e il fianco che ho portato fuori. Ho voluto dipingerli perché saranno gli unici due pezzi che si vedranno a vista esternamente, quindi ho dipinto solo loro due. E poi posso iniziare ad assemblare le cose. Ho messo nel corridoio di là la stampante a realizzarmi gli ultimi angolari che mi mancavano, però dovrei aver tutto per poter iniziare ad assemblare la struttura. Quindi, al lavoro! Questi sono gli angolari che ho realizzato io con la stampante. Sono felicissimo perché li ho disegnati come li volevo io. Ho fatto anche l'incastro per il dado, perfetto. L'unico neo è che nella progettazione non ho tenuto conto dell'imprecisione della stampante, perché bene o male non è precisa al decimo. Di conseguenza devo ripassare tutti i fori con la punta del trapano. Li farò da 6,5, così almeno la vite passa in comoda. E ovviamente un foro da 6 mm non sarebbe bastato per far passare comodamente una vite da 6. E vabbè, inizio ad assemblare tutto, tanto la stampante dovrebbe aver finito anche gli altri che mancavano.
questa parte qua, avendo deciso di tenerla il più grande possibile, purtroppo è un po' ballerina, l'avevo previsto. Le opzioni sono due: o vado ad inserire un altro angolare qui e mi potrebbe tornare utile, ma magari lo faccio solo nel progetto. Qui posso mettere una riga di colla e sparare un chiodo. Ora vedo, se ho qualche angolare in più metto l'angolare, meglio. Ante abitate, questa qui sotto è la parte per i filamenti, sarà un magazzino per i filamenti. Ora non mi resta che alzare con uno spessore la parte in cui andrà ad appoggiarsi l'elettronica della stampante, perché la voglio rialzare e non appoggiare giù, perché così i fili arriveranno più facilmente alla stampante. Successivamente devo impermeabilizzare l'interno del magazzino per i filamenti, perché i filamenti temono l'umidità, di conseguenza voglio metterli là senza problemi, ovviamente con degli accorgimenti, metterò i sacchettini di sale, però voglio che l'ambiente sia impermeabilizzato. Come faccio a farlo? Semplicemente andando ad incollare con del biadesivo un sacchetto dell'immondizia. Quello farà da tenuta stagna, ovvio non sarà totalmente a tenuta stagna, però non sarà al diretto contatto con l'umidità. È un bel magazzino enorme, mi stanno parecchi filamenti. Bene, dopodiché penso di poter avvitare il supporto per la bobina di stampa, perché ho creato anche un supporto per quella, e quando avrò inserito la stampante collegata con i cavi vado a far stampare le manigliette che ho disegnato per fare in modo che si chiuda. Bye.
Bene. Ora mi manca da stampare la parte della maniglia e devo inserirci i LED. Questo qui è il magazzino per i filamenti. Non è bellissimo vedere il sacchetto, però almeno farà il suo lavoro, cioè mi proteggerà le bobine. E qui è tutto bloccato perché ho semplicemente messo degli spessori all'interno e, come vedete, ho messo un lettore di schede esterno in modo che io riesca ad inserire la scheda senza dover tirare avanti e indietro tutto il blocco dell'elettronica. I collegamenti sono tutti a posto e quindi direi di togliere il monitor da lì e andare a posizionare la stampante al suo posto. Bene, ho visto che ci sta, ora devo toglierla per completare la parte elettrica, quindi devo inserire il LED sopra e l'alimentazione dietro. Bene makers, non scappate perché tra un po' ho bisogno del vostro consiglio. Prima lasciatemi ringraziare i Patreon presenti nel Patreon Wall. Do anche il benvenuto a Adriano. Benvenuto nel team Adriano, grazie per il supporto. Se anche tu vuoi entrare nel Patreon Wall, beh, trovi il link qui sotto, dacci un'occhiata. Se vuoi passare da spettatore a collaboratore, fatti due conti. Quanto spendi per il tuo intrattenimento, Sky, Netflix? Quanto possono valere i contenuti che pubblico nel canale e che poi troverai anche in più nella pagina Patreon? Beh, a te la scelta. Ora ho bisogno di voi, voglio chiedervi un consiglio. Il progetto non è terminato. Ho completato la parte elettrica e ora ho anche fatto un upgrade che vedrete lunedì nel prossimo video. Però voglio realizzare un foro per aggiungerci una ventola. Questo perché quando vado a stampare materiali come il PLA, è necessario tenere un ricircolo d'aria all'interno del box. Il PLA non necessita di alte temperature all'interno del box della stampante. Altri materiali come l'ABS necessitano di mantenere leggermente alta la temperatura. La mia idea è quindi di realizzare un foro per aggiungersi una ventola. Ma quali altri sistemi di sicurezza potrei aggiungere secondo voi? C'è chi ha ipotizzato un principio di incendio all'interno della stampante. Personalmente credo che, a meno che non avvenga un cortocircuito, non ci siano le possibilità per un incendio. Ovvio che se mantengo la stampante totalmente chiusa a temperature alte, soprattutto nel piatto, si può arrivare facilmente a toccare i 40 gradi all'interno della stampante. C'è chi ha installato un sistema d'allarme di fumi nel caso prenda fuoco, c'è chi ha installato un sistema di autospegnimento, cioè quando parte un incendio esplode questa pallina di non so quale componente chimico. Vi lascio qualche link sotto in descrizione per chi fosse interessato. Datemi però i vostri suggerimenti, soprattutto a chi ha già una stampante o magari a chi non ce l'ha però è venuta qualche idea per mettere in sicurezza il box. I maker di questo video sono
Antonio, che ha realizzato una scrivania per suo figlio. Gran bel progetto, Antonio, veramente complimenti. Il secondo maker di questo video è Michele, che ha costruito una postazione pedicure per il centro estetico della compagna. Anche qua un lavoro con i fiocchi. Complimenti Michele, complimenti ragazzi. E se anche tu vuoi vedere le foto delle tue realizzazioni qui nei miei video, beh, invialo al mio indirizzo email matleit@gmail.com. Io vi do appuntamento a lunedì con la quarta parte del progetto e non dimenticatevi che ogni sabato c'è il video di Matley. Ciao makers! Paura, se non l'avete mai visto, se non l'avete mai utilizzato, per me è la prima volta che ci metto mano personalmente, di conseguenza